Rinaldo De Fazio, presidente del comitato di quartiere qui del Borghetto dei Pescatori. Siamo davanti a un semaforo che c'è da molto e continuerà ad esserci, pare, per parecchio. Speriamo di no. Sì, beh, noi vorremmo delle risposte per, diciamo, a fine dei lavori, perché qui c'è crea, insomma, qualche disagio. Diciamo che la via dei pescatori qui al Borghetto è diventata un po' un caos. Qua si vede bene dove la strada ha ceduto, ma si vedono anche le erbacce, segno che ormai tutto sembra abbandonato. Beh, questo è l'esempio. L'erbaccia ci dice da quant'è che la situazione è, diciamo, è statica. Hanno soltanto transennato, giustamente, ma ci aspettiamo al più presto l'inizio dei lavori. Oltre all'importanza del traffico che viene a creare un imbuto a chiusura del Borghetto, qui c'è un problema emergente, perché c'è l'ospedale qui a 500 metri, l'autoambulanza è costretta a passare di qui e che, trovando il tappo, deve fare il giro del lungomare a chiusura, facendo un giro lungo e tortuoso. E perciò possono succedere ancora cose più gravi, perché non si sa, l'autoambulanza porterà sicuramente uno che sta male dentro e i tempi si allungano. Questa è probabilmente la zona più bella di Ostia. Abbiamo il polo nuotatorio di fronte a noi, il Borghetto dei Pescatori, che è storico, nato nel 1933, e la polisportiva Pescatori, e poi abbiamo questo esempio di architettura moderna che convive insieme a noi. Cioè, qui nessuno se ne accorge, ma dietro tutte queste belle cose ci sono dei problemi veramente importanti che possono portare a incendi, al discorso sanitario, ASL. Purtroppo a fianco a loro c'è la scuola calcio della Pescatori Ostia, dove questi signori, non avendo bagno, vengono a urinare lì, e ci sono bambini di 5 anni, genitori che portano via i bambini, non si può fare più sport, non si può fare più nulla. E siamo costretti a convivere con queste persone, giustamente non avranno posto, però qualcuno deve intervenire. La problematica qui è del canale, che ogni mareggiata che fa ottura l'ingresso per uscire e rientrare per i pescatori, che ci sono delle famiglie qua purtroppo che ogni volta che ci sono le mareggiate hanno dei problemi per uscire, per andare a lavorare. E poi anche altre problematiche che riguardano qui al Borghetto, dietro il Borghetto, che non si vedono, ma dietro ci sono delle capanne, dei extracomunitari che purtroppo anche loro, diciamo, anche se stanno qua messi da una parte, le problematiche igieniche e compagnia bella. Poi l'altro giorno ci sono stati due incendi e siamo intervenuti, anche perché purtroppo va salvaguardato qui l'ambiente nostro, insomma. Insomma, questo è il nucleo originario di Ostia, un luogo turistico, si potrebbe trattare molto meglio, no? Molto meglio. Noi aspettiamo risposte dal municipio, sperando che al più presto ci diano una risposta.